fiamma al giorno, energie del 20 di dicembre. Scegliete la vostra variante, gattino, stella, rossa, babbino. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stessa per darci le energie del 20 di dicembre per tutte le tre varianti. Ok. Caspita, sì, qua c'è qualche cosa che si sblocca. Se c'è stato un blocco o di lavoro o di relazione, qualsiasi tipo di blocco possiate aver vissuto, ecco, finalmente si sblocca, perché siete entrati veramente nel vostro sentire. Quindi evidentemente qua il lavoro è stato fatto in maniera bella bella potente, quindi vi state liberando da blocchi. Guardate, qua mi stanno dicendo addirittura che state entrando in un nuovo amore o in un amore rinnovato. Cosa vuol dire? Che se, ovviamente, se siete fiamme gemelle c'è stato un distacco, ecco, finalmente, guardate, c'è un nuovo amore. Per qualcuno ci sarà proprio il entrare di nuovo in contatto con la vostra anima gemella o fiamma gemella. Per qualcuno ci saranno degli incontri. Quindi se siete stati in una situazione karmica e è finita, adesso veramente c'è per molti, ovviamente non per tutti, ma per molti ci sarà un nuovo amore e un incontro potentissimo. Qua le stelle vi stanno guidando. Andiamo un po'. Chiaramente se siete fiamme gemelle ci può essere un ritorno, questo sblocco ci può dire che c'è veramente si esce da una situazione di separazione. Ecco, poi quanto duratura sarà dipende dal lavoro fatto. E qui, caspita, sì, qua c'è un nuovo inizio d'amore, sì, qui c'è proprio un cominciare una nuova storia d'amore. Guardate un po' qua, anche qui, un ritorno, anche in questo caso, un ritorno, si manifesta un nuovo inizio, uno sblocco, una situazione d'amore che comincia materialmente. Che energia incredibile, qua veramente c'è, come dire, abbiamo raggiunto un livello di salto, un salto, un gradino che ci porta sempre più in alto nelle relazioni e nella nostra vita. Ecco, qua mi stanno dicendo che se c'è qualcosa, c'è stato qualcosa di separazione, ecco, questo qualcosa dipendeva appunto da quanto non vi sentivate amati, quindi avevate uno scarso valore di sé, qualche cosa che vi bloccava, in questo caso invece diciamo che i blocchi erano proprio relativi a questo. Se ancora qualcuno ha ancora questa sensazione, ancora in separazione, ancora paura, ecco, state un pochino bloccando un nuovo inizio, ma questo nuovo inizio è già nell'energia, c'è già qualcosa che per qualcuno si manifesterà perché questa situazione è stata sbloccata, per qualcun altro è importante sbloccarla dal di dentro. Quindi se c'è ancora qualche dubbio, qualche paura, ecco, lavorate su di voi, entrate nell'anima per diventare imperatrice, l'anima deve diventare imperatrice, allora lì la realtà si manifesta proprio allineata all'anima. Vediamo un po' il bambino. Caspita, qua c'è un uomo innamorato, Un uomo innamorato che sta esattamente, che è la donna del suo cuore, ma attenzione, ci sono ancora delle paure che stanno bloccando la manifestazione. Qua c'è Saturno, qua c'è il karma, qua c'è il diavolo che ci dice, ok, sono innamorato, desidero tantissimo questa persona, oppure se siete un femminile, c'è un uomo innamorato di voi, molto innamorato, che vi desidera tantissimo, ma quello che vi sta bloccando sono ancora delle paure o delle ferite. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Ok, scarso valore di sé prima di tutto e diciamo anche schemi su ciò che posso o non posso fare. Sappiate che l'anima non ha blocchi, non ha schemi, non ha confini. Entrate nell'anima, l'anima vi porterà al di fuori di tutte le paure e di tutte le credenze anche limitanti. Qua mi sta dicendo che c'è un maschile, comunque questo è molto molto innamorato, sta facendo un lavoro interiore, sta maturando e si sta equilibrando. Fate lo stesso anche voi per poter sbloccare la situazione.